Lui. In diretta su CR1 con Luca Ravanelli, dopo due vittorie consecutive arriva un pareggio contro il Modena, come l'hai vista dal campo la vostra prestazione? Allora, diciamo che fino al primo gol abbiamo fatto un'ottima prestazione, poi abbiamo sbagliato dopo il primo gol e ci siamo innervositi sulle palle che sapevamo che non dovevamo fare il gioco di imbucare e sbagliare quelle palle lì, e loro giocavano solo sulle ripartenze. Ci siamo innervositi, abbiamo sbagliato, non siamo stati tranquilli lì, abbiamo preso due gol, però abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo, soprattutto alla fine, e un pareggio che vale. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo due vittorie consecutive questo pareggio sul campo del Modena? No, bicchiere mezzo pieno, assolutamente, secondo me. Ovviamente c'è da lavorare sulle palline attive dove abbiamo preso gol e sul voler ogni volta, diciamo, provare a imbucare e fare la giocata perché l'avversario aspettava solo quello, però c'è stata una grande reazione e dopo due partite, dopo due vittorie, un pareggio. L'importante era non perdere anche oggi, siamo stati molto bravi a non perdere e un punto che vale. Nonostante le grosse prestazioni individuali che fate anche di quattro della linea difensiva, comunque la Cremonese continua a incassare gol. Ti chiedo, vi siete dati una spiegazione? No, ora come ora no, ovviamente se prendiamo gol vuol dire che qualcosa non va, però l'importante è la prestazione, abbiamo cambiato anche modulo e modo di giocare, lavoreremo e speriamo di non prendere gol in futuro. Ecco, appunto hai citato questo anche cambio di allenatore, quindi nuovi concetti da parte del mister. A che punto siete in questo momento? Diciamo che comunque le due prime gare sono andate bene, anche oggi abbiamo sbagliato soprattutto in fase di uscita e loro giocavano, erano molto veloci davanti e giocavano su quello, quindi era una partita totalmente diversa, diciamo, dalle altre. Però possiamo lavorare, possiamo sicuramente fare meglio e faremo di meglio. Come ti stai trovando a 4 dopo tutto questo percorso a 5 sotto la precedente gestione? Bene, diciamo che io ho sempre giocato a 4, a 5 non mi ero trovato male, però poi con Bianco gioco da tanti anni, quindi ci troviamo, io mi trovo bene. Faccio una domanda anche sul campo, nel senso che da fuori è sembrato molto pesante, anche bruttino tra virgolette in alcuni punti, questo ha un pochino inciso anche sulla vostra prestazione sul livello tecnico? Diciamo che magari la palla non scorreva così veloce e magari non ha facilitato soprattutto le imbucate e la velocità del palleggio, però non è assolutamente una scusante. Sono arrivati due pareggi sia per il Sassuolo che per lo Spezia, quindi rimane invariata la distanza dalle primissime in attesa poi che ovviamente giochi la capolista Pisa. Voi con che occhio guardate questa classifica? Noi guardiamo noi stessi e proviamo ogni volta che giochiamo la domenica o mercoledì come oggi, noi proviamo a vincere la gara. Ovviamente adesso arriviamo a Pisa e giocheremo, proveremo a portare a casa i 3 punti come ogni partita. Ecco, appunto, ci è data la partita contro il Pisa, ovvio che sarà il big match della prossima giornata, domenica arrivano allo Zini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto come state a livello fisico, visto che ci sono state molte partite ravvicinate? Cercheremo di recuperare ovviamente e speriamo di essere al meglio e lo saremo. E Pisa vedo è la capolista, quindi è un'ottima squadra, è una squadra che sa lavorare, è molto forte e noi proveremo a mettere tutte le nostre carte in tavola per portare a casa la vittoria.